Non c'è qualità nella squadra, al di là dei sincronismi che mancano. E poi si è sbagliato molto in questo mercato di gennaio, che poi gli acquisti che non erano, diciamo, pertinenti a quello che la squadra aveva bisogno. Come mai poi a Lugano non hanno reso al meglio? Mi riferisco a Odegaard, qui a Pescara ha fatto qualcosa di più. Noi a Lugano l'abbiamo avuto per 6 partite. Pensavamo di aver acquistato un goleador, invece è un ragazzo che ha delle belle possibilità. Comunque, non è un goleador, non è una prima punta specifica. Quindi, nel momento che ci siamo accorti, prima che finisse il mercato invernale, l'abbiamo lasciato andare dopo 6 partite. Questo è un po' il percorso di Odegaard a Lugano. Mentre il percorso di Mascino a Lugano, anche lì è stato una stagione prima che andasse al Brescia. Ma giocava poco perché è un ragazzo che ha delle qualità, ma è un po' indolente, specialmente nel campionato svizzero dove si gioca molto fisicamente. È difficile un giocatore come lui che riesce a far breccia. Ecco, quindi ha fatto fatica. Poi abbiamo avuto anche Masciangelo, però Masciangelo ha fatto mezza stagione, anche lui ha accusato un po' di deficit difensivamente. Ma poi è un giocatore un po' monotematico, quando va su cerca sempre il cross col sinistro, non entra mai, non ha un minimo di dribbling o qualcosa. Quindi sono tutti dei limiti che in questo momento qui, quando una squadra è in difficoltà, alla fine li avverte ancora di più. Come si può chiudere in maniera dignitosa questo campionato, Renzetti? Ma io credo che bisogna lottare fino alla fine perché è un atto dovuto. È un atto dovuto verso gli appassionati e bisogna farlo con i giocatori più adatti che hanno più esperienza.